Consiglio a tutti di continuare a tenere la mascherina sui mezzi di trasporto, e tra l'altro è obbligatoria, ma di utilizzare anche dei filtri endonasali impregnati in argento che neutralizzano virus, non solo SARS-CoV-2, ma anche tutti i virus che circolano nell'aria e anche i batteri. Sono le istruzioni per l'uso dell'esperto per un agosto meno problematico sul fronte Covid. Oltre ai presidi medici, la cautela non è mai troppa, sebbene siano rassicuranti i dati della rilevazione settimanale. In diminuzione l'incidenza dei contagi, 365 casi su 100.000 abitanti, l'indice di trasmissibilità pari a 0,81. Si svuotano anche gli ospedali, le aree mediche al di sotto della soglia di attenzione del 15% e le terapie intensive al 3,2%. Cosa è cambiato rispetto alle stime dello scorso anno? Più del 90% della popolazione è iperimmunizzata, sia perché ha fatto il vaccino, ha fatto le tre dosi, ma anche perché ha contratto l'infezione da Omicron 1 nei precedenti mesi e quindi è iperimmunizzata. Ciò non significa che il virus sia stato debellato. La variante indiana è già cosa nota ai laboratori di mezzo mondo, ma la scienza si muove al passo con il virus. In autunno avremo anche il vaccino aggiornato per Omicron 5, quindi consiglio adesso di fare una quarta dose soltanto in quei casi particolari, cioè pazienti molto fragili, immunodepressi, pazienti oncologici o pazienti che hanno fatto la terza dose soltanto nel 2021.